Vogliamo parlare di signoraggio? Ah, voi siete quelli pazzi del signor del Valford, come si chiama, signoraggio? Sì, pazzi. Ma che cosa vi fanno? Signore e signori, il signoraggio signora. Mister Bartaccio, come si chiama? Pietro, ma di debito pubblico e di emissione monetaria non ha parlato per niente stasera, come mai? Ma che perché sa quando... Non mi la parola, lo poteva dire, no? Aspetta, guarda, richiamo da lui. No, cosa succede in città? C'è qualche cosa, qualcosa che non va. Guarda lì, guarda là. Il CEPU è imputato di associazione a delinquere, bancarotta, usura, riciclaggio... E lui ha fondato l'Italia dei Valori in una sede sotto sequestro della finanza. Che confusione, guarda lì, guarda là, che maleducazione. Egoista, certo, perché no? Perché no? C'ho il mal di stomaco, con chi potrei condividerlo? Oh. 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 Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, sì, qualcosa che non va. Siamo noi, quelli più stanchi. Io so. Concittadini, amici, fratelli, paesani, compaesani italiani, al di qua e al di là del mare, vicini e lontani. Chi vi parla è Antonio La Trippa. In questo momento cruciale per la vita del nostro paese, bisogna separare il bene dal male, il vero dal falso. Se io vi dicessi che una volta eletto mi batterei per Roccasecca, nostro amato paese, fare costruire scuole, strade, acquedotti, case, case, voi mi credereste? Sì! E se io vi dicessi che questi signori sono persone onorevoli, degne di fregiarsi di questo appellativo parlamentare e che adopereranno i vostri voti per il bene del paese, voi mi credereste? Sì! E allora sapete cosa vi dico? Che siete degli ingenui, dei fessacchiotti, dei deficienti, degli incoscienti, perché io una volta eletto per Roccasecca non potrò fare un cacchio, dico cacchio, perché questi signori appena saranno eletti poseranno i loro sporchi deretani sugli scanni della Camera. E poi lasci, e penseranno soltanto i loro sporchi affari, li faranno fessi, perché sono papponi, papponi! Papponi! Non votate per me! Non votate per me! Vi chiedo un voto per un'Italia libera e pulita. Complimenti! Vogliamo parlare di signoraggio? La cosa straordinaria che quando parlano di signoraggio hanno ragione! Ci sono i pazzi, c'è uno che alle 4 di notte scrive colpa delle banche, le banche, di chi sono i soldi? Chi sono i soldi? Sono delle banche, e allora se i soldi sono nostri, perché le banche ce le prestano? Cazzo, sta delle domande alle 4 del mattino? Se i soldi sono nostri, perché ce li prestano? Perché le banche ce le prestano? Cazzo, sto facendo domande alle 4 del mattino. Vogliamo parlare di signoraggio? Ci sono i pazzi. Ma che cosa vi fanno? Non devi rompermi i coglioni a me per piacere sul signoraggio! E allora, io come un bambino, non per essere contro, ma come un bambino
che per amore vuol guardarci dentro un po'. Vuole guardarci dentro. Io voglio vedere la memoria madre. Sei ancora lì dentro? Sì! Sì! Sì, oh! L'alimenta Torino, Dio! Ho fatto il blog, la rete è un mezzo straordinario, non c'era prima, è un mezzo di controllo. Si fidano di te, quindi non interessa tanto l'informazione, interessa tanto il parere che ho io su quel tipo di informazione. Abboccano. Contesso 4. Vogliamo parlare di signoraggio? Da un governo così amico delle banche non potevo che aspettarmi il no. C'è una sorta di ipocrisia e di vergogna a non voler mai affrontare il problema del signoraggio. C'è una, come un timore, una paura, neppure a discuterne. Eppure pochi sanno che la magistratura ha condannato la Banca d'Italia a risarcire i cittadini che hanno fatto ricorso contro il signoraggio, questo privilegio che la Banca d'Italia ha dovuto pagare. Questa è una notizia che resta segreta, non la fanno la conoscere. La prego, deve concludere. L'ordine del giorno. Quanti... No, guardi, i tempi sono esauriti, quindi ha un minuto per... e stai già concluso il suo minuto. Onorevole Presidente, io termino come lei dice, però le faccio presente a lei e agli uffici che una cosa sono i tempi per il provvedimento, altro sono quelli per gli ordini del giorno. Comunque, i titoli personali sono già esauriti, anche ma quelli. Non sono titoli personali, il mio ordine del giorno. Appunto. Quindi, sull'ordine del giorno non è il provvedimento che ci sono i tempi contingentati. L'ordine del giorno ha i suoi tempi. È un'altra mi dispiace, i tempi sono contingentati. Ma prego di concludere. Altra occasione, grazie. Grazie a lei. Metto i voti. L'ordine del giorno 3, buon tempo, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge. I gatekeepers sono sempre stati, lo abbiamo ereditato dalla cultura alternativa americana fin dagli anni 60, sono sempre stati i contestatori del sistema che vengono... integrati dal sistema proprio in funzione di valvole di sfogo. Cioè io quello che vedo, che secondo me è la cosa forse addirittura più dannosa in assoluto, una delle due cose più dannose in assoluto del fenomeno Grillo, è proprio questo, e mi ricollego all'ultimo punto, cioè Grillo è un uomo che sta fornendo agli italiani un alibi gigantesco. E l'alibi che Grillo sta fornendo, assieme a Gian Antonio Stella, assieme a Travaglio, assieme a Chiare Lettere, assieme a tutta questa gente che ha fondato l'industria della denuncia e dell'indignazione, e quello che stanno fornendo è un gigantesco alibi di autoassoluzione. Cioè il problema non siamo noi. Noi andiamo in piazza per i V-Day, noi siamo quelli puliti, non c'entriamo niente. È tutta colpa della casta, è tutta colpa dei politici. È tutta colpa di quelli che non stanno con noi. Ora, questo fatto, gli italiani amano tantissimo questa roba. Noi Grillo ci fornisce uno strumento di autoassoluzione, per cui poi le cose rimangono assolutamente identiche. Perché il problema è culturale. Il problema è che in Italia il popolo italiano è diviso in mafie e parrocchie. E se fai parte di una mafia non fai parte di una parrocchia. Ma se non fai parte di una parrocchia, e non intendo parrocchia cattolica, intendo la parrocchietta, e se non fai parte di una parrocchia, fai parte di una mafia. Noi siamo fatti così.